Buongiorno a tutti, sono il relatore Franco Zullo, l'organizzatore Antonio Bassi si è dovuto assentare, quindi ci sono io a fare le presentazioni, l'introduzione. Volevo dirvi che ho abilitato appunto i vostri microfoni e che quindi se volete intervenire durante il webinar, ben felice di poter appunto rispondere alle vostre domande. Quindi a questo punto possiamo iniziare. Oggi vi parlerò di come costruire organizzazioni future-proof con metodo. Mi presento brevemente. Sono Franco Zullo, sono il fondatore di Stratego. Stratego è una società benefit. Ed è una, la definirei una guida strategica che aiuta le imprese a dare forma e senso al futuro. Ma veniamo a noi. Per capire come creare organizzazioni future-proof, dobbiamo prima analizzare il contesto in cui opera un'organizzazione oggi. E naturalmente la globalizzazione e la digitalizzazione hanno determinato una trasformazione del contesto di riferimento, quindi altamente volatile, incerto, complesso e ambiguo, il cosiddetto VUCA, rendendo così sempre più obsoleti i classici modelli di business e di leadership delle organizzazioni e naturalmente in tale contesto risulta sempre più difficile conseguire un vantaggio competitivo che sia sostenibile nel tempo. Naturalmente le turbulenze che ha generato questo mondo VUCA in piena accelerazione, le vediamo dal 95 hanno cominciato a vacillare i modelli di business della musica, della fotografia, del videonoleggio. E nel 2005 si è assistito anche ad una turbolenza per quanto riguarda la TV, il travel, l'HR e naturalmente i print media. E naturalmente passando sempre più in là, nel 2015 sono stati coinvolti sempre più settori, tra cui quello dell'affitto, dell'automotive, del travel, del banking, della telco, eccetera, eccetera. E si prevede che dal 2025 in poi tutti quei settori ritenuti sicuri naturalmente subiranno una disruption. E questo naturalmente lo possiamo vedere che il mondo è profondamente cambiato da un'analisi del professor Richard Foster che dice che il tempo di sopravvivenza media di aziende che appartengono appunto al paniere Fortune 500 è passato da 92 anni nel 1935 a 18 anni nel 2016. Inoltre, l'89% delle aziende che appartenevano a Fortune 500 sono sparite, tra cui naturalmente le più note sono Blockbuster, Kodak, Nokia, Enron. Una volta che abbiamo capito che il mondo che viviamo oggi è in continua evoluzione, è in rapido cambiamento, entriamo nello specifico, analizzando quali sono gli ostacoli alla creazione appunto di organizzazioni future-proof. E naturalmente per facilità di comprensione possiamo schematizzare un'organizzazione con due cerchi, quello più interno che volendolo possiamo chiamare DNA aziendale o identità aziendale e quello diciamo più esterno lo possiamo chiamare ambiente interno all'organizzazione. Il terzo cerchio è l'ambiente esterno che definisce appunto l'ecosistema in cui un'organizzazione opera. Andiamo a vedere quali sono i principali ostacoli per la creazione di organizzazioni future-proof e naturalmente iniziamo dall'interno. Infatti è
caratterizzato naturalmente l'identità di la mancanza di vision e consapevolezza. Quindi l'assenza parziale o totale di queste componenti determina confusione, mancanza di direzione, mancanza di senso di appartenenza, e naturalmente non si riesce a dare un valore a quello che si fa e a quello che si è. E quindi a livello di organizzazione tutto questo si ripercuote a livello di organizzazione sul perché esisto e per chi, sul cosa voglio essere e diventare e su quali sono i miei valori, e questo naturalmente si ripercuote anche a livello di mindset del singolo, perché naturalmente faccio quello che faccio e secondo quali valori. In sostanza, diciamo, la persona si pone questa domanda, ossia qual è il motivo per cui mi alzo tutte le mattine e vado a lavorare, quindi dare un senso al lavoro. Adesso, analizzato gli ostacoli interni, andiamo a analizzare che sono gli ostacoli che caratterizzano diciamo, l'ambiente interno all'organizzazione. I primi elementi sono che le aziende non tengono conto di trends, di centralità sul cliente e naturalmente sull'ecosistema. Infatti i trends sono importanti poiché ci permettono di capire qual è l'impatto che si hanno sul nostro core business. E il non avere una centralità anche sul cliente è un grande ostacolo alla creazione di organizzazioni future proof, perché spesso le aziende sono molto confidenti nei loro prodotti e servizi, ma spesso non sono pensati sulle reali esigenze e bisogni dei clienti. Infatti ci sono molte ricerche che confermano questo, tra cui una molto importante, quella di Simon Kucher & Partners, realizzata nel 2014, che afferma che il 72% dei prodotti falliscono poiché non sono pensati sulle reali esigenze dei clienti. E poi un'altra importante ricerca della McKinsey afferma, ha riscontrato che l'80% degli executive ritiene che il loro prodotto si distingue rispetto alla concorrenza, ma in realtà solo l'8% dei clienti è d'accordo. Quindi un grandissimo gap tra quello che è la percezione appunto dell'azienda e quella che è la percezione del cliente. Non so se capita anche a voi. E poi l'altro elemento è nessuna focalizzazione sull'ecosistema, e visto che diciamo l'organizzazione non è un'entità a sé stante, ma anzi vive e prospera in un contesto sistemico, diciamo che fino ai giorni nostri il pensiero no dominante è stato quello che è stato influenzato dall'economista Milton Friedman negli anni 70, che aveva teorizzato che le imprese appunto erano fondate sul profitto, e su questo assolutamente posso essere d'accordo, altrimenti un'azienda non ha modo di esistere, ma naturalmente sul fatto che devono sfruttare tutte le risorse a disposizione per ottenere questo profitto, su questo non mi ritrovo molto d'accordo. Infatti basta pensare ai problemi oggi che abbiamo dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Quindi oggi non è più così, la sostenibilità del tempo di un'organizzazione si misura anche dall'integrazione interna e esterna che riesce ad ottenere. Un altro elemento, quindi, che ostacola la creazione di organizzazioni sono le organizzazioni di tipo gerarchico. C'è qualcuno che vuole fare qualche osservazione? Ciao Andrea. Per piacere. Ciao.
Sì, la sto pagando adesso, due Se per sì, ma piacere potete cioè, sono disattivare il stati una microfono buona se non, se non volete intervenire. e due sono appena. Grazie. Ok, organizzazioni di tipo gerarchico. Quindi diciamo che le decisioni nelle organizzazioni a silos sono di tipo top-down e naturalmente l'organizzazione subisce la decisione del top management, anziché essere partecipe attivo della soluzione. Quindi le divisioni, in questo caso nelle organizzazioni a silos, rimangono ingabbiate nei loro schemi mentali senza pensare ad una visione d'insieme, quindi di collaborazione e di scopo, e questo naturalmente può essere molto nocivo sia per la cultura aziendale sia in termini di performance aziendale. Inoltre, diciamo che l'organizzazione a silos non favorisce la diversity multifunzionale, multiculturale e di genere, e naturalmente questo permette di non risolvere i problemi efficacemente. Un altro elemento che ostacola la creazione di organizzazioni future-proof è la mancanza di competenze. Infatti, le competenze di strategic change management sono erogate solo ad una ristretta cerchia di persone, dovute, diciamo, sia al ruolo che ricoprono, sia per motivi di budget. E naturalmente, per di più, queste competenze, diciamo che non sono condivise anche, con i propri collaboratori. Inoltre, le soft skill, quelle che secondo il World Economic Forum, che le organizzazioni smart appunto devono possedere, sono poco diffuse e sono poco applicate. E naturalmente un altro elemento della mancanza di competenza è la mancanza di una nuova leadership che in realtà è una leadership adattiva e collettiva. Infine, vediamo adesso un altro elemento che è quello della cultura, ossia le persone e organizzazioni tendono a lavorare sempre nella propria comfort zone senza sperimentare niente di nuovo. Secondo il principio abbiamo fatto sempre così. È chiaro che per nostra natura il nostro cervello non vuole uscire dalla comfort zone perché richiede molta energia. Però abbiamo fatto sempre così, significa rimanere ingabbiati appunto nel proprio business e non vedere le opportunità fuori. Poi diciamo che un altro elemento è il cosiddetto narrow framing, ossia è la tendenza a semplificare la realtà secondo i propri schemi mentali e quindi a portare avanti le proprie idee con orgoglio, quindi c'è sia orgoglio che ego, senza aprirsi alle opportunità e alle diverse prospettive. E infine c'è una cultura molto diffusa dell'advocacy, dell'approvazione, ossia il credere che decisioni di qualità si possono raggiungere favorendo un processo che, a partire da un'unica soluzione ipotizzata, quindi attraverso un intenso flusso di domande tra i decision maker e il team che deve trovare la soluzione, porti ad un'approvazione. E quindi è una cultura in cui prevale l'ego, quindi l'eccesso di confidenza nei propri mezzi e in quelli dell'azienda, e la creazione di un clima basata sulla paura, quindi sul command e control. Quindi andiamo a vedere, quindi cosa avviene in una organizzazione che si trova ad operare con queste strutture mentali, organizzative e culturali limitanti in un mondo VUCA. Succede questo. Ossia, il processo di gestione di un'organizzazione sarà di tipo outside in. Ossia, l'organizzazione subisce l'ambiente esterno dovuto soprattutto alle debolezze interne e che si ripercuote naturalmente sull'organizzazione e di conseguenza sul DNA
sull'identità e sul mindset. Quindi il massimo che si può fare in queste condizioni è gestire il presente e quindi focalizzarsi nel fare qualcosa di meglio. Diciamo che lo stato è la pura sopravvivenza. A questo punto, naturalmente, se non si vuole subire il mondo VUCA, nasce quindi l'esigenza delle imprese di attuare una trasformazione per prosperare. Spesso si sente parlare di digital transformation, che spesso viene mal interpretata o non implementata nel modo corretto. Infatti, non possiamo dire che sviluppando, non so, un sito internet o un sito e-commerce, oppure essere presenti con profili social, si stia attuando una trasformazione digitale. Quindi diciamo che limitando la trasformazione alla sola linea tattica o operativa, paradossalmente tra 3-5 anni la trasformazione digitale diventerebbe obsoleta e quindi le organizzazioni dovrebbero attuare una trasformazione robotica o tra 10 anni una trasformazione umanoide. E non so, da 30 anni una trasformazione marziana, ossia il trasferirsi tutti su Marte con naturalmente l'aiuto di Elon Musk. Quindi diciamo che le organizzazioni, quindi la trasformazione per essere efficace, deve coinvolgere tutti i livelli aziendali affinché diventi una struttura di tipo adattiva nel tempo e nello spazio, ovvero un'organizzazione appunto a prova di futuro. Quindi, che cos'è un'organizzazione future proof? È un'organizzazione che è capace di apprendere e di cambiare velocemente, di tirar fuori il meglio dalle persone e dall'ecosistema. È un'azienda, diciamo, che prospera nonostante l'incertezza, il cambiamento continuo e la sfida per il suo ambiente, naturalmente, che le presenta. Ma naturalmente parlando di organizzazione del future proof, mi torna in mente il concetto di antifragile del matematico finanziario libanese, Nassim Taleb, che dice che appunto le organizzazioni devono essere come dei fluidi, adattarsi ai diversi stati e alle diverse forme, rendendo labili i confini per poter prosperare nel tempo. Quindi l'immagine che ho di questa organizzazione antifragile è, immagino appunto il fluido, l'acqua, che a seconda delle condizioni si presenta allo stato gassoso, solido oppure liquido. E naturalmente non è non a caso Charles Darwin, diciamo un po' di tempo prima di Nassim Taleb, disse appunto che non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella più predisposta al cambiamento continuo. A questo punto andiamo a vedere come creare organizzazioni a prova di futuro. Quindi, a parità di ambiente esterno, vediamo come si evolvono, diciamo, le due dimensioni, l'identità aziendale e l'ambiente interno all'organizzazione, per consentire all'organizzazione di prosperare. Quindi partiamo dall'interno. È necessario avere una vision e consapevolezza. Quindi darsi uno scopo, ossia perché esisto e per chi, e ricordarlo continuamente fino a farlo diventare un mantra aziendale. Creare consapevolezza attraverso una cultura basata sui valori, tra cui alcuni di questi imprescindibili, che sono la fiducia, il rispetto e la responsabilità. Rispettare e incentivare la singola persona per far emergere il proprio talento e creare naturalmente senso di appartenenza. In sintesi,
avere quindi una vision chiara e condivisa e rimettere le persone al centro. Andiamo a vedere adesso quali sono gli elementi, diciamo, dell'ambiente interno all'organizzazione da potenziare. Quindi il primo è quindi avere focus su trend, sul target e naturalmente sull'ecosistema. Quindi la prima cosa da fare è questa. Bisogna capire qual è l'impatto che il nostro core business, può avere, sul mondo, quindi sfruttando i trend del momento. E, la cosa molto importante è che i trend e tecnologie abilitano appunto nuovi scenari e quindi permettono, diciamo, di spostare la competizione da settore di appartenenza ad arena, quindi a qualsiasi altro settore. Un paio di esempi: Zoom, che è la piattaforma Zoom, in realtà è diventata anche una piattaforma musicale. E un altro esempio molto conosciuto è Amazon, che dal distribuire libri è passato a distribuire food, distribuisce fashion e adesso anche, è entrato nel campo del farm. Quindi diciamo che ogni azienda oggi può diventare qualsiasi cosa, naturalmente basta avere solo l'immaginazione di diventare qualcos'altro. Adesso andiamo a vedere quindi l'altro elemento per costruire organizzazioni future-proof è focalizzarsi su quelli che sono i reali bisogni nascosti dei clienti ed ingaggiarli per fargli vivere delle esperienze uniche. Quindi passare da prodotto servizio a esperienza o product for purpose. E a questo product for purpose, quindi trasformare i prodotti in progetti, contribuisce molto anche il discorso dell'ecosistema. Quindi l'organizzazione per prosperare ed essere sostenibile nel tempo deve integrarsi prima internamente. Quindi diminuire le frizioni e le energie spese internamente, quindi la battaglia di una divisione contro un'altra divisione, per essere investite, diciamo, esternamente, per integrarsi con partner, fornitori, gli stessi clienti, le comunità, le ONG, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere l'altro elemento. L'altro elemento per creare organizzazioni future-proof è trasformare l'organizzazione a silos in organizzazioni collaborative. Quindi significa questo: favorire processi decisionali di tipo shared, quindi di tipo collaborativi, in cui naturalmente il problema opportunità viene condiviso tra le diverse divisioni, che naturalmente sono impattate dall'obiettivo di business, con il duplice scopo, ossia quello di migliorare la qualità della decisione e il secondo scopo è ridurre drasticamente l'implementazione e il successo dei progetti che derivano dalla strategia messa in campo. Quindi avere dei processi decisionali chiari e condivisi permette a tutti di comprendere come gestire le diverse decisioni. Quindi se sono decisioni strategiche di tipo, quindi le famose big bet, che danno direzione e forma al futuro, il focus è coinvolgere tutta l'organizzazione o tutte le divisioni che impattano la decisione strategica. Se invece parliamo di decisioni tattiche, quindi diciamo decisioni trasversali, come la definizione di prezzi o il lancio di nuovi prodotti, il focus sarà coinvolgere delle divisioni specifiche. Se invece parliamo di decisioni delegate e ad hoc con, diciamo, basso impatto e che sorgono naturalmente inaspettate, il focus sono a livello di team e a livello individuale. Inoltre, un'altra cosa molto importante è la struttura aziendale.
Quindi più l'organizzazione, quindi più la struttura è interconnessa e più si diffonde il processo decisionale e quindi più facile diventa avere performance elevate. Andiamo a vedere l'altro elemento che caratterizza le organizzazioni future-proof, che sono appunto le competenze, ossia sviluppare le cosiddette future-proof skill che il World Economic Forum dice e che le organizzazioni devono avere per poter competere e prosperare, e soprattutto un altro elemento molto importante è quello di ripensare il proprio modello di leadership. Quindi favorire una leadership collettiva, ossia che l'idea o una soluzione può venire da chiunque all'interno dell'organizzazione, e una leadership adattiva che naturalmente combatta contro lo status quo per creare e dare forma e senso al futuro. Vi ho messo questa definizione di Quincy Adams, che secondo me rappresenta una delle più belle definizioni di leadership. E poi l'altro elemento è quello di costruire una cultura basata su pensiero critico, creativo e collaborativo. Quindi sviluppando nuovi mindset, nuovi modelli mentali per far uscire appunto le persone dalla comfort zone in modo da risolvere i problemi efficacemente utilizzando spirito critico e creativo. Attenuare il cosiddetto narrow framing di cui abbiamo parlato prima, attraverso quindi favorendo la diversity multifunzionale, in modo tale da arricchire il frame delle decisioni o delle idee che si stanno sviluppando e delle decisioni che si stanno prendendo, e poi naturalmente cambiare l'advocacy culture attraverso l'utilizzo di processi decisionali strutturati e testati, che permettono appunto di coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, che permettono di attenuare i pregiudizi e soprattutto l'ego, l'ancoraggio e il confirmation bias, esplorare le diverse alternative, raccogliere informazioni affidabili a supporto su queste alternative, confrontarle con i valori e i rischi per poi scegliere la soluzione che massimizza il valore della nostra decisione e quindi del nostro investimento. A questo punto, il processo di trasformazione dell'ambiente interno appunto del DNA aziendale permette quindi di schermare l'ambiente esterno, di schermarlo o di mitigarlo, generando così un processo che è inside out, quindi adattandosi molto bene all'ambiente esterno e cavalcandolo per creare appunto il futuro. Quindi diciamo che la focalizzazione di organizzazioni future proof è quello di fare qualcosa di diverso e quindi lo stato è prosperare. Creare un'organizzazione future proof, quindi significa perseguire tre direttrici: strategic direction, stakeholder centricity e smart organization. Quindi significa che partendo dalla vision, definire la direzione o le direzioni che sono coerenti, che ci permettono di dare senso e forma al futuro. Quindi il futuro per le organizzazioni di Future Proof sarà una combinazione di molteplici scenari e naturalmente l'organizzazione si sceglierà, si sceglierà gli scenari, quelli molto probabili e quelli preferiti, e farà di tutto per attuare questa trasformazione e raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda invece lo stakeholder centricity, utilizzando la matrice di materialità, in realtà quello che si va a fare, si va a mappare gli stakeholder strategici,
sull'importanza del core business aziendale per avere un impatto non solo sulla componente economica, ma anche su quella sociale e ambientale. E infine, la smart organization, ossia è quella di creare una struttura collaborativa basata sull'eccellenza che favorisca appunto la diversity multifunzionale, nuove forme di leadership e una cultura basata sul miglioramento continuo. Quindi, per riassumere, come creare organizzazioni future-proof, in questo grafico viene messa in risalto la sfumatura dei bordi dell'ambiente interno, quindi che permette alle organizzazioni di accettare, quindi di essere più permeabili e di accettare nuove idee e opportunità, attraverso il favorire l'open innovation, la cross fertilization degli stakeholder, ma anche di aprirsi ai diversi settori, e quindi essere così più adattivo all'ambiente esterno in modo tale da non subirlo, ma farlo diventare un punto di forza. In questi ultimi tempi si parla molto di hub company. Quindi un'azienda vista come un hub, quindi crocevia di molti stakeholder che vanno ad aggiungere valore appunto all'organizzazione. E naturalmente questi stakeholder si integrano in maniera perfetta con gli stakeholder. A questo punto, visto che abbiamo visto naturalmente come creare organizzazioni future proof, l'altra domanda è come la creiamo, quali sono gli strumenti? Uno degli strumenti è appunto Lean Decision Quality, la metodologia sui processi decisionali che permette di abilitare le organizzazioni a creare progetti sistemici e ad eccellere con metodo. E diciamo che lo fa perseguendo le tre direttrici, quindi strategic e tactical direction, ossia ti aiuta ad identificare ed ad implementare idee virtuose che possono appunto creare valore esponenziale per la tua organizzazione e per i tuoi stakeholder. L'altro elemento è la Sustainable Business Transformation, ossia ti aiuta a far evolvere la cultura della tua organizzazione per consentire a queste idee di avere successo. E infine il People Empowerment, ossia ti aiuta ad un cambio di mindset per accelerare performance, produttività e collaborazione sistemica. Lean Decision Quality è una metodologia decisionale fondata su due aree strategiche, la neuroscienza, ossia come le persone prendono comunemente le decisioni, e la scienza delle decisioni prescrittive, ossia come le persone dovrebbero prendere le decisioni. È un insieme di processi, quindi di framework e di strumenti. E naturalmente che permette anche di favorire la diversity multifunzionale, diciamo che permette per sviluppare un nuovo mindset, quindi nuove strutture cognitive più resilienti, sistemiche ed adattive. La Lean Decision Quality l'ho trasformata anche in un canvas, per essere più semplice da applicare, più visuale e naturalmente più efficace. Se vedete, è una ruota fatta da 5 passi, costituita da 5 passi, cui i primi 4 passi sono separati dai raggi della ruota, il quinto passo è un fermo, è l'impegno a agire, e il battistrada della ruota è costituita dalle identità e strategie aziendali. Quindi, per ogni
diciamo, obiettivo, nuovo obiettivo che definiamo, nuova idea che vogliamo implementare, eccetera. Una volta definito l'obiettivo, lo dobbiamo sempre, e l'obiettivo, questo nuovo obiettivo deve essere sempre coerente con l'identità e strategia in essere. Una volta che abbiamo allineato l'obiettivo all'identità e strategia, in realtà quello che andiamo a fare nel secondo passo è coinvolgere gli stakeholder strategici. Nel terzo passo è quello di generare delle alternative, quindi generare degli scenari alternativi rispetto a quello di partenza, perché questo ci consente di aggiungere valore all'idea iniziale e quindi anche di mitigare i rischi. Nel quarto passo, quello che facciamo, andiamo a raccogliere informazioni affidabili a supporto su questi scenari originati, li andiamo a misurare con valori e rischi per poi scegliere la soluzione migliore. E naturalmente il quinto passo è l'impegno agire, ossia una volta che io ho preso una decisione, naturalmente che cosa segue? Segue un'allocazione di risorse finanziarie umane per fare un piano operativo e quindi per fare un progetto operativo e quindi di mettere a terra la decisione, perché una decisione senza un'azione non ha alcun senso. Volevo, spero che non sia troppo complicato, volevo darvi anche questa visione del Canvas sviluppato quindi come processo in questo framework e diciamo per quanto riguarda, partendo quindi dalla definizione dell'obiettivo, quello che vado a definire nella definizione dell'obiettivo, oltre a che cosa voglio ottenere, quali sono i valori, quali sono le tempistiche, quali sono i rischi, quali sono i trade-off, eccetera, eccetera, vado a definire quali sono i ruoli e le responsabilità del team, che impatta, l'obiettivo. Come secondo passo vado a allineare questo obiettivo con l'identità e strategia. A questo punto vado ad esplorare quali sono i trend. Sempre coerenti con l'obiettivo, vado a esplorare quali sono i competitors e a costruire dei possibili scenari futuri. Come passo successivo, quindi nella fase di enfatizzazione, vado a verificare quali sono i reali bisogni dei clienti rispetto all'obiettivo che mi sono prefissato. Il passo successivo nel frame decisionale è quello di coinvolgere gli stakeholder strategici, a cui segue naturalmente la fase di ideazione, quindi nel creare scenari alternativi, a cui segue una fase analitica, quindi di andare a valutare questi scenari con i valori e i rischi per poi scegliere la soluzione migliore. E come vedete, questa metodologia è una metodologia multidisciplinare che ha come, naturalmente, come DNA, come core value, come struttura principale il processo decisionale della decision quality e naturalmente diciamo che è innestata di altre metodologie, come può essere la fase di enfatizzazione che si sfrutta il design thinking, oppure nella fase di prototipazione test di servizi e prodotti si può adoperare Lean Startup. E inoltre è stato ideato un altro framework che si chiama il ciclo virtuoso della sostenibilità, che è un framework che permette di sviluppare un obiettivo in ottica sostenibile. Quindi di cambiare, di come trasformare attraverso un cambio di paradigma, come trasformare un obiettivo non solo come impatto dal punto di vista economico, ma anche con un impatto sociale e ambientale, e poi andare a verificare questa nuova value proposition, qual è l'impatto interno e esterno all'organizzazione. Una volta che un'organizzazione ha a disposizione questa metodologia e ripete n volte questo framework, in realtà che cosa andiamo a fare? Ogni obiettivo quindi va a definire una direzione, quindi ogni obiettivo sviluppa
diciamo sviluppato, ci dà una direzione, se è una decisione strategica, oppure contribuisce ad andare verso la direzione, se è una direzione, se è una decisione tattica oppure operativa. E in questo framework, inoltre, abbiamo coinvolto gli stakeholder strategici, che sono i potenziali clienti, e gli stakeholder, diciamo i nostri partner o futuri alleati e fornitori. E infine, naturalmente, l'utilizzo di questo framework permette di costruire delle organizzazioni basate appunto su spirito critico, quindi una cultura basata su spirito critico, creativo e collaborativo e basata sui valori di rispetto, fiducia e responsabilità. Quindi il metodo, in questo caso, permette di attuare una trasformazione e quindi di ottenere dei risultati molto importanti, quindi da gestire il presente a creare il futuro, da manpower a mindpower, quindi nel potenziare il mindset dell'individuo, quindi aumentare performance, produttività e motivazione a fare, quindi di spostare da avere molteplici approcci dei singoli o delle singole divisioni ad avere linguaggi e approcci coerenti, da controllo delle risorse a sviluppare nuove forme di leadership, da organizzazioni a silos a organizzazioni collaborative e sistemiche, da prodotto ad experience, quindi a product for purpose per i clienti, e da profitto, spostare il focus da profitto a purpose, quindi a scopo, e naturalmente una azienda basata sui valori. A questo punto mi rimane un'ultima slide, diciamo un po' provocatoria e stimolante, che è questa. La tua organizzazione ha un piano per diventare future proof? Ha una vision e valori chiari e condivisi? Ha le persone adatte? Ha una cultura e il giusto mindset per la trasformazione? Ha una struttura e processi per la trasformazione? E soprattutto, ha chiaro quali saranno i business model di domani? Queste sono un po' le domande a cui volevo naturalmente sottoporre.